Come fare a inserire nuove dinamiche all'interno dei nostri groove e come cambia l'intenzione dei nostri groove una volta inseriti i nuovi accenti? Lo scopriamo fra 5 secondi, ma prima sigla! Ciao, benvenuti in questo nuovo video dove vediamo l'importanza dello studio delle dinamiche applicato ad uno dei 4 groove essenziali per ogni batterista. La scorsa volta abbiamo modificato gli accenti di un groove in ottavi e se non hai visto il primo video ti consiglio di andarlo a vedere. Questa volta modifichiamo gli accenti di un groove in sedicesimi, quindi il secondo dei 4 groove essenziali per ogni batterista. Voglio però prima aprire una parentesi sul braccio del rullante nel groove, che deve mantenere un movimento sempre fluido e sempre stabile, che parte sull'1 e arriva sul 2, che poi riparte sul 3 e arriva sul 4. Questo per assicurarci che quando atterreremo il nostro rullante avrà la dinamica giusta e il colpo sarà esattamente dove noi vogliamo. Vi voglio fare un esempio di questo suonando un Charleston che cambia costantemente, ovvero usando accenti in 3 su 4, cioè un accento ogni 3 note in un groove in sedicesimi. State a sentire. Bene, vi voglio lasciare con l'idea di suonare dei groove in sedicesimi spostando l'accento prima in battere e poi in levare e andare a sentire come cambia totalmente il feeling dello stesso groove suonato con accenti diversi. Poi, per chi vuole esplorare un po' di più, possiamo andare a scoprire il secondo sedicesimo e il quarto sedicesimo, che più o meno viene una cosa del genere. State a sentire. Ricordate di applicare questi concetti ai vostri groove, dinamicizzate il vostro drumming, prendete ritmi che suonate magari da anni e cambiate completamente le dinamiche all'interno di essi e sentite come cambia il feeling del groove e come aumenta anche la vostra capacità di saperli suonare. Io sono Bernardo Grillo e ci vediamo la prossima settimana.